so. Ciao a tutti, io sono Antonio Di Chele Di Stefano. Questa è la prima volta che intervisto Mad Men, la terza volta che intervisto Jamie Tights ed è la prima volta che li intervisto insieme a Besme Caffè. Ciao bella ragazzi, bro. Una prima volta questo. Ciao Davide. Forse buona la prima, okay. Ce l'abbiamo fatta. Davide lì, Matt qua. Ok. Ok, come pretesto abbiamo il cinema, ma yes. Anche sentendovi parlare prima ho notato che siete super esperti, ti ricordavi pure le scene, le telefonate, quindi faremo una lunga chiacchierata. Quindi parleremo di cinema, ma parleremo anche delle vostre vite, vostre carriere musicali. Ok, come prima domanda, Mad, voglio chiederti, qual è il tuo primo ricordo musicale? Cioè, quando è la prima volta che ascoltando la musica hai detto, la voglio fare anch'io? Sicuramente non è il primo genere che ho ascoltato, il rap, perché okay. Avevo molti amici metallari giù al paese, quindi mi dividevo tra gli amici metallari e comunque gli amici che, sai, amavano la commerciale, Hitmania Dance, quella roba giostre. Comunque mi ha sempre affascinato e poi l'abbiamo sempre ripresa anche con i miei producer, trasformandola, declinandola nel rap di oggi. Però quelle robe là mi emozionavano, ma non mai mi sarebbe venuto in mente, non ho mai sentito dentro di me la cosa, oh, forse so bravo a suonare la chitarra, forse so bravo a produrre un beat, capito? Mentre col rap, non lo so, sai, figa sta cosa, però forse io lo so fare, forse so farlo meglio, capito? E quando se ne sono accorti gli altri? Cioè, quando è che hai visto negli occhi degli altri quella luce, come a dire, oh, riesco ad ipnotizzarli? Freestyle. Perché ero veramente, vedi nella scena di oggi, a 16 anni puoi già sfondare, fare sì. I soldi. Invece io all'epoca ce ne avevo 17, quasi 18, il mio primo battle, ed ero ultra giovanissimo. Cioè ero proprio di gran lunga il più giovane. E quindi già lì riuscire a ferire, tra virgolette, un altro MC, a prendere l'applauso, a far rimanere, a far urlare la gente, stiamo parlando di cerchi di 15-20 persone, okay, 30. Sì. Lì ho detto... Sai, la prima, la seconda, la terza volta dicevo magari mi è andata bene, poi dicevo, poi giustamente sai, anche la tua compagnia, se la gente crede in te, ti motivano queste cose, no? Scusate, mi devo perché mi sto immaginando, no, i ragazzi adesso che cominciano a fare rap di 14-15 anni che sentono cerchi di 30 persone. Com'è? Dove stai? Io do per ma che era? Gli alcolisti anonimi, sembra. Che so questi cerchi di 30 persone? Faccio vedere un film che per me è il più rappresentativo sull'hip hop e commentiamo insieme un po' di scene. Hustle and Flow. Miracle. Guarda, nella testa, è un martellio a volte, credimi, è forte come quando ti fai pesante. Altre volte invece è tutto più delicato, tipo Otis Redding, per capirci. E questo beat, questo battere, io lo chiamo la mia vena, la mia ispirazione. Credimi che quando la mia vena spacca, niente e nessuno mi può fermare. Ok, prima cosa. Niente e nessuno mi può fermare. Quando l'avete pensato? Quando è che l'hai pensato, Madman? C'è stato un momento in cui... hai detto, cavolo, di sta roba niente nessuno mi può fermare. Da subito. Subito. Se no non lo fai. Se non so. Cioè, il rap è questo, secondo me. Se non c'hai quella... che si può dire in tutti i modi, la spocchia, la fotta, a Roma si dice la macarogna pure, no, la... Se non c'hai quella cosa là, secondo me non dovresti neanche iniziare. No, infatti. Poi questo va distaccato dall'essere presuntuosi, ovviamente. Sì. Cioè l'autocelebrazione nel rap è una cosa sacrosanta. Sì, è vero. Nel senso, io posso fare tutte le rime che voglio, te lo dico che io sono il migliore. Poi quando mi incontri di persona non è che ti guardo e mi giro dall'altra parte, ovviamente. Sì, cioè, sì. Mi comporto in maniera umana, educata, perché l'umiltà rimane sempre...
la cosa, diciamo, di base che devi avere, secondo me, anche se sei... Io non condivido i comportamenti di artisti tipo Kanye West. A me Kanye West, se si può dire, mi sta sul... No? Okay. Si può dire, mi sta sul cazzo. Kanye West è un genio. Okay. Non c'è dubbio che ogni volta che fa uscire un disco, comunque, che vuoi o non vuoi, ribalta la cosa, ti fa vedere che lui... Però comunque le cose che ha fatto in passato, sì, non presentarsi ai concerti, smettere dopo 10 minuti, quella roba là, per me, sei un poveraccio. Sì. Nel senso, non ti comprerò mai più un disco. Sì. Detto questo, ovviamente, devi essere il migliore, nel senso... Devi essere il migliore. Lui, io, tutti siamo convinti di essere il numero uno. Qual è il posto più assurdo in cui avete scritto? Scritto anche registrato. Registrato, abbiamo registrato anche, penso anche tu, anche dentro gli armadi di casa della gente, oh! Nel senso, posti dove registrare. Veleno 1, armadio di Fabio Venom, Just Up. Capito. Ah, ok, la cosa classica, sai quella roba là, dei cosi delle uova attaccate. Sì, sì, io la mia strofa è un armadio in Puglia, lui è un armadio a Roma. Esistono, nel senso, se non era armadio, era una stanza, magari uno stanzino. Però ti posso dire che la hit che abbiamo fatto nel disco su Hollywood, sì, l'abbiamo scritta sul tetto di un casolare in Puglia, okay, mentre piove, con praticamente i cellulari, manco le sedie ci avevamo, perché sotto stavano suonando, registrando, quindi non potevamo stare sotto, perché lui poi quando scriviamo ci diciamo le cose, no, magari. Sì, sì. Poi, quindi ci siamo messi a scrivere questo in questo posto lugubre, sembrava che stavamo dentro una stanza di quelle di hostel, no? A lui gli ho detto: un giorno racconteremo dove abbiamo scritto questo pezzo, vedrai. Il film, il protagonista dice: c'è un battito che sento in testa, no? E anche voi sentite quel battito mentre camminate o parlate con gli altri? Cioè, voi scrivete in ogni momento? Sì. No, scrivo a casa la mattina. Okay, o a casa la notte. Okay. Difficilmente il pomeriggio, comunque scrivo a casa. Fuori difficilmente ti capita? Molto difficile. Se sono in studio e sono ispirato, scrivo. Okay. Non scrivo mai, non mi appunto mai una rima sull'autobus non ci vado per fortuna, ma non mi appunto mai una rima in macchina, in taxi, per strada, non mi viene in mente: oh, questa rima, questa... No, il mio cervello non pensa alle rime quando non mi metto a scrivere. Quando mi metto a scrivere, entro nel mood che sto scrivendo e posso rimanere là anche 4 ore senza alzarmi, bere, mangiare, andare in bagno, niente. Okay. Però non sono di quelli che scrive senza la musica. Sì, sì. Non esiste per me. Per me è l'esatto contrario. Ok, tu senti il battito. Esatto contrario, l'opposto proprio. Molte mie cose sono appunti presi quando sto facendo completamente altro, okay, tutto. Certe volte questa cosa mi mette a disagio, perché io sto facendo tutt'altra roba, sto con delle persone, magari delle ragazze e tutto. Mi ho voglia di scrivere. Ok, ti parte. Cioè, sento proprio quel formicolio, no? E quindi mi devo segnare, devo sfruttare quella cosa per paura di perderla, e tante ne ho perse così, di barre che mi ricordavo che erano epiche e poi me le sono scordate. E poi invece mi prendo delle fasi creative, le chiamo io, in cui appunto alla mattina mi sveglio, mi lascio proprio libero per mettermi là e tutto, ma ovviamente non sempre poi c'ho quella scintilla. Quindi uso molto le idee di quei momenti random. Molte volte quando lavoriamo insieme a lui, anche insieme ai producer, comunque insieme ad altri artisti, te si crea una vibe speciale e allora quella scintilla arriva da sé. Non so come dirti. Ma come funziona? Cioè, vi aiutate anche a vicenda? Sì. Ogni cosa che facciamo musicalmente ce la mandiamo, tutto. Okay. Si parte, ti ripeto, da scrivi la strofa al computer, dopodiché WhatsApp, registra la strofa su WhatsApp, manda. Lì è la prima cosa, per me è sempre quella, subito. Okay. Sì, ma anche che per me, no, questa cosa è proprio uguale. Cioè, nel senso, io la mando a lui, a Ombra, a PK. E poi sì, c'è un paio di persone che proprio sono fuori dal rap, che secondo me quel giudizio anche è fondamentale. L'ultima persona di tutte è mia madre, che il 90% delle volte dice: è una merda, canti troppo veloce, non mi piace quando fai sta voce qua, devi fare... Vabbè, lasciamo perdere. Però sì, cioè siamo amici prima che colleghi, comunque c'è stima reciproca, e soprattutto io lo so che se a lui una cosa gli sembra strana non si fa problemi a dirmelo, perché poi sai com'è sta cosa, sì, no? Sì, sì, che va tutto. Io faccio sentire a Picco Pallino, che è mezzo fan, mezzo amico, e mi dirà sempre che spacca. È vero. La cosa che dicevamo prima di che ti devi sentire il migliore, no? Nel senso, mi fido del suo giudizio, poi con lui ci lavoro e tutto quanto, quindi magari con lui ovviamente c'è, tra virgolette, meno competizione. Cioè, beh, quando facciamo il disco insieme, è ovvio che tutti e due vogliamo fare la strofa più bella dell'altro, nel senso, cioè, non avrebbe senso. È quello che senso fa venire figo il disco. Ovviamente se poi la strofa la faccio più figa io, la fa più figa lui, la presa bene è comunque sempre nel dire no, o qua mi hai rotto il culo, no, nel senso, nella prossima. Sì, sì. Cioè, sono contento, nel senso, è figo vedere che lavori con uno che ti sa fa il culo. È quella la cosa importante, perché... Ne esci migliorato. È anche il motivo per cui a noi non chiedono quasi mai featuring, perché è difficile che ci rompi il culo a noi. A meno che non sei uno che appunto sa mettere da parte questa roba e renderla una competizione
sana, che fa bene a chi? A noi, alla musica, alla vincono musica. Sempre tutti. Sempre sana competizione, ovviamente. Cioè, nel senso, non è che devi il punto di questa cosa è non essere rosiconi. Cioè, esatto, non essere rosiconi, esatto. Cioè, noi abbiamo fatto haterproof dall'inizio, il nostro messaggio era rosiconi che merda morite, capito? Poi, ancora essere nel flow. Essere definita... Lui questi capelli in un vestito. Capisci? Non so, guarda. Ehi, fammi un favore. Metti qui le tue mani, tutte e due. Ora ci metto le mie. Sai che vuol dire? Cosa? Che siamo noi due a decidere. Siamo noi due a decidere? Qual è la cosa più figa che avete fatto insieme? Pure questa... La prossima. Ok. Penso, beh, sì. Noi siamo fan delle cose che facciamo, nel senso io quando mi risento Kepler, cioè per noi essere arrivati a fare disco di platino, il disco che abbiamo fatto nel 2014, noi abbiamo fatto quel disco con l'unica speranza di far capire alla gente com'era fatto il rap fatto bene. E quel disco fece oro, è vero? Ricordo che fece oro... Sì, tipo per un mese, per noi quella cosa fu... Fuori dal mondo, nel senso, perché già fuori dal mondo. Il disco di due che si chiamano Gemitites e Madman, il disco si chiama Kepler, lo metti dentro, ci siamo io e lui che rappiamo veloce, facciamo tutte cose. Non è una cosa per vendere, cioè... Era uno statement per dire sì, nel senso noi siamo qui e nessuno può negare che sappiamo fare questa cosa. Che ricordi hai di Kepler, di quel periodo lì? Un po' buoni e un po' cattivi io. Io venivo da un periodo un po' così, perché mi ricordo che all'epoca non ero contentissimo delle cose che avevo fatto subito prima. Avevo voglia comunque di fare bene, però sai, in un percorso artistico è molto anche facile demoralizzarsi, no? Perché sì, ti fai delle aspettative per delle cose che poi non vanno come tu avevi sperato. O magari ti rendi conto che non hai dato il 100%, ma sempre secondo te, poi magari per gli altri, se tu chiedi, no, di quell'epoca, MM volume 1, tutte quelle robe, ti diranno magari torni così, è sempre così. Ovvio. Però l'artista la vede sempre quasi all'opposto. E quindi avevo voglia di fare bene. Grazie alla nostra etichetta, tanta roba, non ci è mancato nulla. Siamo andati ad Amsterdam 2 settimane. Una casa affittata, 2 casse che avevo mancato la posta e c'erano già nella casa. Perché noi se eravamo dimenticati, ho detto andiamo a comprare. No, c'erano già. E in quelle 2 settimane è stato fatto Kepler. Ah, in 2 settimane? Sì. Vabbè, lui c'aveva 2 settimane bonus, perché lo vuoi dire tu. Io stavo ai domiciliari, mi ho dovuto fare. Però no, insomma, niente di grave, ecco, c'è stata una cosa, ho dovuto fare un paio di settimane. Il fattaccio successe che a me mi fermarono praticamente il giorno prima che io e lui dovessimo partire per Amsterdam a scrivere il disco. Quindi poi mi sono ritrovato quelle 2 settimane a casa, che avevo già i beat che ci volevamo portare, e quindi qualche strofa la scrissi, perché avevo tanto tempo libero, diciamo. Neanche ce l'ho sempre tanto tempo libero, però in quel caso lo dovevo occupare in qualche modo tra il salotto e camera mia, quindi era più opportuno sfruttarlo in maniera produttiva. Non è vero che il tempo determina quanto poi una cosa può uscire di qualità? Beh no, io ero, quando poi è successo, cioè io quando ho fatto il processo ero libero, siamo partiti il giorno dopo, subito, okay. Abbiamo ripreso, siamo partiti subito. Siamo carichi a molla. Io ero al settimo cielo, perché c'avevo paura che era tutto finito, e invece no. Okay. Lui comunque... Io venivo da un periodo così e volevo spaccare tutto, quelle 2 settimane stavamo proprio... Adesso dobbiamo rispondere a tutta sta... A sta merda, sì. M, no? E boh, stavamo carichi a pallettoni, mi ricordo. Qual è la prima cosa che avete scritto in quella casa lì? Chi si ricorda? Boh, lo sai che forse abbiamo cominciato a... Bro, i ricordi, cioè, nel senso, ad Amsterdam sono sempre un po', sai... Forse abbiamo cominciato perché Van Gogh. Io sono molto metodico, quindi quando comincio a scrivere un progetto scrivo l'intro, scrivo la prima traccia, perché forse ti ho convinto a scrivere per prima la prima traccia, quella brutta dell'Ethereum. Tu saprei di, poi quel disco c'ha un sacco di tracce, tipo 16, 14, 16... Sì, 14 mi sa sono, 14 o 15. Vabbè, ma è successo, come dicevi? No, 16 sono, hai ragione. Abbiamo scritto quel disco lì non per vendere, non ci interessava nulla, era solo uno sfogo. Ma anche adesso non scriviamo i dischi per vendere, io e lui. Che abbiamo capito, ci abbiamo capito. Fortunatamente le cose che sono andate bene alla fine sono sempre cose naturali, e quindi battiamo su quella cosa là. Cioè il singolo con cui siamo usciti su Kepler, che era Non se ne parla, uno dei pezzi più belli che abbiamo mai fatto, senza dubbio. Ecco, quando dici il pezzo più bello che abbiamo fatto, forse Non se ne parla, forse Non cambio mai, sono quei... Sì.
quei pezzi là un po'. Sicuramente sì. Non Instagram. A parte le saghe, quelle epiche, Belen, tutte queste robe qua. Sì, però no, ti parlo proprio di quella roba. Emozionante. Esatto, è quella roba di, che... Uno di quei due. Mi ricordo che il ritornello di Smokey Naces l'abbiamo scritto che tu eri in bagno, io in salotto, e ci mandavamo le note WhatsApp, te lo giuro su Dio. Quando entri nel mood produttivo, creativo, non ti puoi fermare, cioè qualsiasi cosa. Voglio farvi vedere una situazione un po' Mad Men, Jimmy Tights, Kepler, Olanda. Non credo che voglia neanche lei. Che palle! Devo fissare nuove regole dentro questa casa. Basta che non mi dici di no, aprire la porta, a me va più che bene. Ora metto qua fuori una lampadina rossa. Quando è accesa significa che sto lavorando. Questo pancione non mi posso alzare dal divano ogni volta e tutte che bussano. Voi tagli a rompere. Buongiorno. Che mito. Che mito. Voi mormoni siete brava gente. Senti, ho scritto due cose, sono qui, su questo blocchetto. Così posso fare delle correzioni. E volendo... Va fuori, subito. Subito? Che cosa vuole? Fermo un attimo, come si guadagna la vostra fiducia in studio? Uno, come fa ad entrare in studio con voi? Un artista. Vuoi una risposta seria o... Devi essere bravo. Dipende cosa ci porti. Bravo. È soggettiva la cosa. Se ci piace quello che fai musicalmente, io anche se non ti ho mai visto in vita mia, se mi fanno sentire una cosa e penso che tu meriti, io non mi faccio nessun problema, neanche ti chiedo dei soldi ovviamente, a me fa solo piacere in quel caso. Se invece mi chiedi un featuring per dei soldi e non mi piaci, non te lo farò mai, neanche per 100.000 euro, non esiste. Ok. Anche una persona random che non sia un artista dice come fai a entrare in studio, ci dobbiamo fidare, come si guadagna la fiducia? Boh, io sono una persona abbastanza poi riservata, se, c'è una cerchia molto ristretta di amici come anche lui. Dipende se intanto i producers o perché è differente. Chiunque, bro, cioè alla fine se sto a registrare stiamo a fare un pezzo nostro, non può stare una persona che dà bad vibes. Vabbè, certo. O che non te conosco. No, ma anche una persona che pure che mi devi stare simpatica, devo sapere chi esatto, sei. Perché se no killa la vibe, capito? Killa proprio la vibe, vero, bro. Non si può lavorare. Kill my vibe, giusto. Cioè magari puoi essere simpatico, bro, ragazzo, quello che vuoi, però magari ti ho visto due volte. Se sto registrando non ci stai. Sì, quindi non è quella situazione tipo americana dove sono 10 persone in studio. Ah, sono ma nostri, figurati sì. Che anche quelle 10 sono belle scremate. Okay, okay. Non so se hai mai visto i meme. Se sono amici nostri va bene, cioè ci possono stare. Se sono persone che conosco, i miei amici possono stare in studio anche in 30. A me che penso, sono contento okay. Perché li vedo che sentono le cose, magari mi dicono, si fomentano, ballano, che ne so. È più proprio una questione di vibe, una questione di atmosfera, che tu sai che stai lì nell'intimità col tuo uomo che ti fa il sound, tu ti dice fai questo, fai quello. Poi ovviamente se prendo confidenza possono stare anche in 100, non c'è nessun senza problema. Senza fare nomi, vi è mai capitato invece di dover collaborare con un artista, finirci in studio e pensare no, queste vibrazioni non mi piacciono? A me è capitato, però per fortuna non ho dovuto condividere studio, è stata una roba a distanza. Esatto, oh, stesso. Capo, è lo stesso artista tra l'altro. Ok, ok. Vai, faccio vedere Alchimia in studio e belle vibrazioni. Ragazzi, sicuri di non volervi sparare prima una bella canna? No, per scaldarci. No, dopo, fumiamo dopo. Ora facci sentire quello che è. Va bene. I bet you won't beat that bitch. Whoop that bitch. Got me acting fucking shit. Hoes telling me to calm down, but I'm like, fuck that shit. I'm already on that hypnotic and that Grey Goose. A couple of shots of him that just gave me a... Che cazzo ti prende, chi? Che c'è? Non ti piace? No, no, no. Noi vogliamo che passi sulle radio. È un pezzo che dice Beat That Bitch. Questa quella stronza potrebbe, non lo so, trovarlo degradante. Sì, può essere offensivo, ma il pezzo c'è. Potrebbe sfondare in discoteca. Ma non volevo dire che le puttane sono stronze. Certo, e poi i peggiori stronzi che conosco sono uomini. Sì, ma ora stai sfondando una porta aperta. Devi dire qualcos'altro al posto di questa quella stronza. Che cosa puoi dire? Non lo so, cazzo. Posso dire... Succhialo al cliente. Whoop That Trick. No, 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 aspetta, ripeti. Cosa? Whoop That Trick. Può andare. Cioè cosa? Che vuoi dire? Come uno slogan, no? Whoop That Trick. Whoop That Trick. Get him. 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 Whoop That Trick. Boom, boom. Più veloce. Falla più veloce. Eccola che qua. Hit. Mamma che hit, raga. Che hit. Madonna mia, quanto basta poco, raga, per fare una hit.
piattini che soltanto il salto che c'erano. Lui da Chris, non vero. Male per un pelle chiara, eh? Sì! Comunque loro so Dio, fanno proprio le facce che famo noi in studio. Ain't no love, ho! Just bring it to the door. I fall none, let my nuts hang to the floor. So if you want some, this is your death wish. Better come correct me, cause I came to break you off this. Walk that trick, get him, walk that trick. 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 Ma basta davvero così poco per fare una hit? Uno sì, due è veramente così. È veramente così? Sì, sì. Purtroppo per fortuna. È proprio perché... così. Cioè, cominciano tutti a ballare, inizia a sudare, finisce la cosa, ci guardiamo tutti quanti col fiatone, tutti quanti con gli occhi lucidi, è proprio così, si crea proprio esattamente quella cosa là, guarda, para, non sì, cambia sì, niente. Sì, quella cosa è proprio realistica. Riusciamo a essere meno ignoranti di così, senza sicuro loro sono il top, nel senso non ho mai fatto un pezzo così ignorante. Beh, vabbè, ignoro, no, a me qualche ritornello dell'ultimo disco di Peckham è uscito proprio così. Ok. Storie. Ok. Pensando così, a un certo punto Ombra in studio fa: sto guardando le tue. No, poi proprio così, lanciata là, boom, è nato il pezzo. Cioè, una cosa incredibile. Detto fatto, l'abbiamo fatta in un'ora. Detto fatto era proprio. In un'ora. Si era creata questa alchimia. Oh, sto fatto. In bocca a casa, sono arrivato alle basi del Sciablo. Vabbè, arrivo, abitavamo a 900 metri, scendo, arrivo a casa Sale, fa: guarda, tanto le puoi sentire tutte, è 40, è questa. Boom, la mette, ok, bam, fine, frate, un'ora. È svoltato la carriera, ciao. Sì. Qual è l'ultima volta che è successa questa cosa? Insieme abbiamo, quando abbiamo fatto l'ultima del disco suo, Hollywood, che l'abbiamo prodotta giù in studio in 8, tutti insieme, eravamo io, Flavio, Ombra, PK, Dubbio, Kang, eravamo tanti, erano tutti i nostri fiducia, producer di fiducia, insieme in una stanza. E c'eravamo io e lui, quindi cioè, mentre lui scriveva una cosa, allora io ti facevo: facciamo il synth tutto distorto, tipo XXXTentacion, poi arrivava lui, facevo: ho scritto questo, poi abbiamo registrato, mi ricordo che abbiamo registrato lì in salotto e tipo le prime registrazioni che abbiamo fatto sentivamo per la prima volta ognuno le strofe dell'altro mentre le registravamo, e nelle prime registrazioni del provino ci stanno tutte urla sotto quando c'è la punchline, una cosa che sente sotto, tipo aaaah, lui che urla. Ma poi la cosa assurda di quel pezzo, vedi, che poi certe volte secondo me è questo il bello della musica, non fare nient'altro nella vita, perché c'è queste cose inspiegabili, irrazionali, che io finisco la strofa mia e mi accorgo che ho parlato solo dei film. Okay. Sento la sua, ho detto Ryan Gosling, quell'altro, ma che cazzo sta succedendo? Sì, quella cosa. Cioè, frate, senza parlarci, ma no, assurdo. Assurdo. Culturalmente parlando, a che punto è il pubblico del rap italiano per voi? La cosa che c'è adesso è che devi decidere che uno è meglio degli altri. Okay. Quindi devi pensare, no? Dici a me mi piace Jamie Tights, all'altro gli piace Madman, e no, Madman è meglio, no, Jamie Tights è meglio, ah, poi arriva quell'altro e fa, ah, se fanno schifo tutti e due, è meglio l'altro. Sì, capito? Sì. C'è questa cosa che si è creata, questa competizione malsana che si crea tra gli ascoltatori, è vero, che quindi poi fa diventare tutto un po' una cosa superficiale, come posso dire, no? Sì. Quindi sì, sicuramente sono indietro, perché in America sanno che se ci sta Lil Yachty che fa un pezzo così, sanno a che serve quel pezzo. Sanno però Yachty, probabilmente gente che fa rap underground e quello, se mettono Broccoli al club, balla. Perché? Perché è una hit. Perché è una hit. Basta. Sì, sì. Non c'è... Chiudi il discorso, hai messo il synth quello commerciale, hai rotto il cazzo, vattene via. Chiuditi in una stanza e senti del suono dei ruscelli, allora, cioè... Ma che è? Nel senso, questa cosa di dover omologare la musica, soprattutto il rap, perché poi ovviamente se fai pop e fai la canzone in do maggiore dove canti, è ovvio, se fai il pezzo di Jovanotti, è ovvio che se fai Jovanotti ti vengo lì e ti dico: guarda, hai fatto una canzone che pare di Jovanotti, è ovvio che vuoi puntare a un certo tipo di pubblico, a un certo tipo di risposta, no? Sì. A un certo tipo proprio di soldi guadagnati in quel caso. È vero. Perché quando qualcuno fa un certo tipo di traccia sta pensando al cash, a nient'altro. Perché non può essere che ti piace quella canzone che hai fatto. Avete parlato di creare una hit in 8 in una stanza. Vi faccio vedere un film che è diventato una hit perché è fatta tutta in una stanza.
Sapete, mi chiedevo, e lo so che non è importante, ma voi sapete qual è stato il motivo? Perché Ethan non dice una parola? Ethan non voleva che Zachary entrasse nella sua banda. Ethan ne ha una. E gli ha anche dato della spia. Tu sapevi che Ethan ha una banda? No, ma mi diverte la cosa. Perché ti diverte? Perché ne avevo una anch'io, ero il capo. Anch'io. E perché gli avrebbe dato della spia? No, lasciate stare. Una curiosità sciocca. Non credo sia il caso di entrare nelle storie tra ragazzini. La cosa non ci riguarda. Appunto. Quello che però ci riguarda è questo spiacevole incidente. La violenza ci riguarda. Quando ero capo io, ho pestato Jimmy Leach. Facendo a botte, lui era più piazzato di me. Ora basta con Jimmy Leach. Vi dispiace se parlo con Zachary? Sento male. Certo che no. Il nostro figlio è un pazzoide, poi. Gem, questo è uno dei tuoi film preferiti? Perché? Ultimamente sì. Perché, a parte che è difficile che io guardo un film per ridere. Okay. Non guardo film per ridere, mai. Non guardo film comici. Tranne Woody Allen. Però Woody Allen c'ha quella malinconia di tristezza dentro che mi aiuta. Se no non guardo film comici. Io ho guardato questo film perché era un film di Polanski, a me lui piace molto. Tra l'altro il cast è... eccezionale. Una roba proprio... pochi film, vabbè che tu dici è piccolo, però pochi film, cioè tanta qualità da tutti gli attori, no? Sì. L'ho visto sapendo che era un film di Polanski, mi aspettavo fosse un dramma, come sempre. E nel suo essere drammatico, tra virgolette, raccontando la storia, invece questo è uno dei film con cui io ho riso di più in assoluto negli ultimi anni, ma proprio tanto, perché è tutto basato su questo confronto completamente opposto tra queste due famiglie, no? Nella quale due sono i genitori che ci ho avuto io, quindi nel senso molto easy, e gli altri due sono i genitori che ci hanno avuto magari altri amici miei che invece sono stati molto severi, no? Comunque, anche se non erano severi e adoravano e amavano i figli, ovviamente erano molto chiusi di mente sotto certi punti di vista, quindi certe cose proprio non provavano neanche a capirle, non le accettavano, quindi fa ridere. Poi le battute sono una meglio dell'altra. Lui sta tutto il film che lavora nell'azienda farmaceutica, che dice alla gente di non ritirare il farmaco dal mercato perché sennò anche se qualcuno zoppica non è che lo puoi... insomma è una cosa molto... lo devi vedere, fa ridere, è un film comico alla fine, capito? Sì. Il fatto che voi produciate così tanto, no? Facciate così tanta musica vuol dire che passate anche tanto tempo a farla. E quanto il vostro impegno vi può portare in una condizione dove ad un certo punto penserete cavolo, forse mi sono dedicato troppo alla musica e ho lasciato degli affetti importanti? A me è successo. Sì? Sì, a me è successo nel periodo di Doppelganger. Okay. Infatti il disco ho preso quel concept là per quello. Okay. Perché a un certo punto mi ero comunque trasferito a Milano, ho preso casa. E, sai, iniziando a Roma gli anni prima c'avevo una famiglia, un sacco di amici nel mio quartiere, sono 7 anni, capisci? Era proprio casa mia. Mentre passando a Milano mi sono ritrovato a frequentare solo colleghi, a parlare solo di soldi, di musica, a frequentare solo ragazze, sai... No, la donna della tua vita. Ma Milano è così pericolosa? No, no, è che è un buco. È grossa come il quartiere dove abito, Milano. Cioè, Milano la cosa bella è che tu arrivi da una parte all'altra in un quarto d'ora, 20 minuti, sempre. Poi ovviamente se c'è traffico ci metti di più, ma è sempre proporzionato. A Roma arrivare da un'altra parte, dalla parte all'altra ci metti un'ora, se c'è traffico ci metti un giorno. Nel senso, capace che non arrivi mai più, che smetti di andare, ti fermi. Quindi... è molto più, è una cosa super concentrata, non so come dirti, cioè Roma è un caffè americano, Milano è l'espresso super ristretto, fortissimo, capito? Sì, sì, sì. Senza nulla togliere, è una città a cui devo tantissimo da quando lavoro a Milano, con l'etichetta di Milano. Ho fatto tutta la mia carriera e continuerò a stare a Milano. Però, essendoci arrivato che ero già, comunque avevo già raggiunto degli obiettivi, un successo, comunque sono stato accolto dalla gente già come madman. Ok. E adesso piano piano, sai, standoci, poi alla fine ti fai anche delle amicizie al di fuori del lavoro. Secondo me è quella la cosa fondamentale. Avere amicizie ed affetti al di fuori del lavoro, quello ti tiene con i piedi per terra, incollato alla realtà. A me è capitato un periodo di perdere di vista la realtà. Ma come si fa a distinguere? Capire chi ti vuole perché sei Jamie Tights e chi ti vuole perché sei Davide? È facile. È facilissimo? Ma ci metto un minuto. Neanche devi aprire meno bocca. Meno male. Con le donne è proprio... nel senso da 200 metri, cioè dal messaggio WhatsApp, già lo sai, davvero. E non ti è capitato mai di restarne fregato, invece? Fregato? Oddio, guarda, ti dico, a livello istintivo
sono piuttosto bravo, cioè bravo nel senso mi conosco abbastanza bene e quando conosco qualcuno difficilmente sbaglio l'idea che mi faccio sulla persona. Poche volte sono rimasto sorpreso che facessero qualcosa che invece non mi sarei mai aspettato. Ok, Madman? Boh, io ero asociale e selettivo già prima del rap di tutto. Quindi non ho grossi problemi da questo punto di vista, non so uno che gli manca andare al club così, perché se no ti dicono non ci vado, sto bene uguale, tanto comunque io al club ci vado per lavoro, ogni santo weekend. Sì, mi è capitato avere delle delusioni, perché comunque sai, quando una persona ti fa una buona impressione, magari boh, io sono anche generoso, certe volte no, voglio dare, do sempre una possibilità. Sì. Certe volte sono stato costretto poi a riprendermela sta possibilità. Tutto qui. Marrakesh spesso quando ci parlo dice che essere famosi è proprio una specie di gabbia, no? Un impedimento che hai nei confronti del mondo esterno. Anche voi la vivete così? Cioè, è difficile essere famosi? Io lo odio. Ok. Sì, sì. Io me ne andrò dall'Italia presto. Dai. Vicino, in Francia. Ok, ok. A Parigi, non lo so, me ne vado. Bah, sono stanco. So che posso sembrare uno stronzo, un irascibile. No. C'ho amici miei che mi dicono: ma che te frega, fai la musica, fai questo, i concerti, i soldi. Devi sì, ma dire io grazie. Sto in gabbia. Io sto a casa mia, o sto a studio, o sto nel ristorante. È difficile che mi becchi per strada, perché io per strada devo passare la serata, il tempo a dire alla gente che non mi devono stressare. Ovviamente se sto camminando con lui, se sto per strada con lui, ci stiamo a bere una birra, arrivano due ragazzi così, tranquilla, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Anche lì ti devi saper relazionare. Vero. Abbiamo cacciato malamente un ragazzo per strada manco un mese fa perché era un coglione. Okay. Puoi anche cancellarmi dal tuo iTunes, buttare i dischi, ti ridò i 30 euro che hai speso, non me ne frega niente. Nel senso, ti devi imparare a comportarti. Sai questa cosa che questo tuo atteggiamento, questo lo rispetto nel senso che molti hanno paura di dirlo ai fan, nel senso non me ne frega niente. Cioè piuttosto lo vendono quel disco, no? Ma stanno magari con la testa bassa. Invece tu dici, non me ne frega niente, comportatevi bene, io con voi sarò buono. Io se sei educato non potrò mai rifiutarti niente. A meno che non mi dici, fai un video dove fai la ruota per mio cugino, anche se sei educato magari mi faccio una risata. Però ti spiego, allora, sicuramente nel mondo di adesso in Italia i più educati e quelli più con cui riesco a relazionarmi sono i piccoli. Okay. Quelli di 12, 13, perché sono piccoli e vengono là e oltre alla cosa di magari di mitizzarti dell'idolo della cosa, comunque sono sempre molto molto, molto cauti. Esatto. I peggiori sono quelli che pensano che sei suo fratello. Sì. Quindi arrivano, ti mettono le mani addosso, così. Cioè io se sto a cena con una ragazza, arrivi tu e mi dai una mano così, mi giro, ci stai te col telefono in mano. Io ti potrei mettere le mani addosso, non lo faccio perché sono un gentleman. Perché io ti vorrei mettere le mani addosso, non c'è dubbio. Quindi a me non mi frega niente quanti dischi hai comprato. Uno che mi diceva, ah, questo ragazzo, una volta un ragazzo si è fatto una foto. Dopo che si è fatto la foto è ritornato facendo un video mentre camminava. Allora gli ho detto, guarda, stavo con altre due persone. Gli ho detto, guarda, a loro non gliene frega niente di stare nel tuo video. Insomma, questa gente non vuole apparire, non ha fatto l'artista nella musica e nella vita. Quindi non vuole essere riconosciuto. Senza, non c'ha questa cosa. Ah no, perché io con la... È stato molto rude nel suo approccio, ha quasi preteso che io facessi altre cose con lui, lì per lì, fuori a una serata. Allora gli ho provato a spiegare per 10 minuti che non è una cosa normale come si stava comportando e che io ho una vita, ho degli amici e esco una volta al mese e quando becco degli amici non voglio passare il tempo a spiegare a lui, che aveva tra l'altro 22-23 anni, che non si sa comportare come una persona adulta. Dopodiché sono arrivati dei suoi amici a dirmi tipo ti sei comportato male con lui che l'hai mandato via perché lui una volta si è fatto 100 km per venire al tuo concerto. Faccio, io sono andato a sentire Lil Wayne in Amsterdam. Mo se becco Lil Wayne per strada gli dico senti mi fai scopare la ragazza tua? Io mi sono fatto 8.000 km per venirti a sentire. Ma che cazzo di ragionamento? Porto. Io dico certe volte no, stai a lottare contro i mulini a vento, perché se poi cioè, decidi veramente di prendere singolarmente con chiunque, allora diventi... È veramente tosta. Non facciamo nomi. Però capito, poi la gente vi è apposta a provocarti. È vero. È una gabbia soprattutto psicologica. Ok. Ma lascia perdere... Per strada che sicuramente è un disagio. Però è proprio psicologica. Comunque il fatto che qualsiasi cosa tu dica possa essere fraintesa, strumentalizzata,
usata contro di te, spesso. Che qualcuno possa sia usarla contro di te che farsene una bandiera in maniera inappropriata. Vero. Alla fine cerco io personalmente, ho perso la fiducia nel pubblico e quindi parlo solo di musica, non mi espongo più su altre cose. Se potessi scegliere. Perché tanto non me ne frega niente, io ho la mia opinione, tu hai la tua, lui ha la sua. Però se la dico io che ho 800.000 follower, non è più la mia opinione, è in comizio, capito? E quindi non la dico, ma che me ne frega? Ma che me ne frega? Però se potessi scegliere, capito? Sempre meglio essere misunderstood che essere inseguiti ovunque, non poter andare da nessuna parte. Ma non è che parte. Devo scegliere, io sinceramente io discendo le due cose. Cioè io lo so che nella mia posizione un vaffanculo, qualsiasi cosa, non ha lo stesso peso di un altro ragazzo come me che non è Madman, capito? Sì. Non ha lo stesso peso e sarebbe da ipocriti dire che posso vivere una vita normale. Cioè il pro e il contro. La cosa assurda è che voi avete non so quante certificazioni, non lo so. Non lo sappiamo neanche noi. No, immagino. Sono veramente... Ma non per pigrizia. Esatto, non sono poi così molto. Non per vantarsi, cioè no, nel senso. No, penso siano tantissimissimi. Però sono tante, ragazzi. Sì, 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 sono poche non sono. Diciamo cioè, che gli ultimi potremmo anni... riempire almeno quella parete lì. Oddio, non lo so. Se ci mettiamo insieme qua. Sì, sì, insieme sì. Forse insieme sì. Tu lo sai perché l'hai contati, vero? No. Se no, come dicevi, almeno lo sapevo anch'io. No, però sai, col magazine, con le certificazioni, sappiamo. Certo. Taggate prima che lo scopro io. Sì, stanno prima loro. Lo scopro, no. E entro io faccio, ci ha taggato sto magazine, okay, abbiamo vinto qualcosa. Lunedì qualcosa abbiamo fatto. Qual è quella che a cui tieni di più? Quella che, cazzo, me lo sono meritato. Bella domanda, questa è più facile. Vabbè, Kepler, bro, no. Per forza. No, però, te. Ok, vuoi dire? Lui, lo vuole dire lui. Te, doppelganger, dai, mai fatto oro con doppelganger. Sì, però è arrivato, nel senso, è arrivato dopo, è arrivato di strascico, perché penso che anche andando bene il disco dopo, ha tirato su. Però sinceramente quando uscì pensavo facesse meglio dopo il Ganger. Okay. Dico senza problemi, nelle mie aspettative personali. Okay. Beh, Beckham, perché ci ho messo tanto a fare il disco, ho rischiato tanto, ho fatto roba nuova, sono riuscito a fare tutto quello che volevo grazie all'aiuto, soprattutto all'aiuto dei miei producer di Ombre PK e di tutti quelli che hanno lavorato, dei featuring. Però ho proprio preso il rischio che volevo e ho raggiunto il risultato che volevo e la gente mi ha dato ragione, quindi ti dico Beckham. Già? A parte l'oro di Kepler, come dice anche lui, che era sicuramente una roba che ci saremmo mai aspettati. Quello diciamo che all'oro di Kepler ci siamo abituati perché è successo nel 2000. Quello è stato la più grande sorpresa, quindi a livello di certificazione l'oro di Kepler è sicuramente stato quello un po' più. Però io pure quest'anno, dopo 5 anni, fatto oro col primo disco del 2013, l'unico compromesso che io cambierei un po' di cose di quel disco, anch'io mi aspettavo andasse meglio quando è uscito e adesso riascoltandolo è uno dei pochi lavori dove dico vedi però forse questa dovevo toglierla di traccia o penso magari qui, però comunque è anche lì, la cosa è anche essere affezionati appunto al fatto che ci sono un sacco di errori dentro e ti puoi rendere conto poi album per album che sei riuscito a non pensare più a forse quella cosa lì. Sì. Quindi poi ovviamente pure l'ultimo abbiamo fatto platino. Il doppio platino di Veno 6. Il doppio platino. Chi ci avrebbe scommesso 10 centesimi, raga, parliamone. Quel pezzo dove uscì su strumentale. Sì, l'abbiamo rifatto. Arch e lui mi hanno convinto 2 giorni prima di uscire il mixtape a rifare il beat, tutto l'ha fatto Mixer T. Però ti rendi conto che quel pezzo l'ha buttato nel cesso? Sì, certe volte non ci penso, sono proprio superficiale. Cioè, comunque a quello servono le persone fuori, capito? Sì, certo. Che ti dicono, oh, fermati. Fermane un attimo, sì, perché sì. Loro ti vedono da fuori, no? Tu invece comunque, sei a 3000. Si è fatto doppio platino con una traccia in free download su un mixtape in free download. Sì. Cioè, quella roba è andata in streaming 2 settimane dopo che era già in free download da 2 settimane. Era quindi, figurati se no. Sì. Dica, gente, se l'ha ascoltata. Ultima domanda, forse la più difficile. Prima, all'inizio dell'intervista, abbiamo parlato del fatto di essere numeri uno. Jam, in cosa è il numero uno Madman? E Madman, in cosa è il numero uno Jamie Tides? Beh, il motivo per cui io ho cominciato a fare il rap con lui, e poi ci siamo conosciuti, andavamo d'accordo di persona
proprio, anzi grazie al cinema io e lui siamo diventati super amici, perché ci beccavamo la notte, il culto è vivo, facevamo il culto era scaricare tutti i film splatter horror che trovavamo, i più beceri, schifosi, sì. Comprare un sacco di schifezze da mangiare e da bere, era fame chimica, marijuana e stavamo tutta la notte a guardare questi film, perché stavamo mega in fissa con tutto quel mondo lì. Ogni sabato, perché però io ancora studiavo, facevo finta. A livello io mi sono avvicinato, soprattutto ho voluto iniziare a fare le robe musicalmente con lui, perché ero l'unico che vedevo che mi teneva il passo. Anzi, era l'unico che vedevo che magari faceva la roba più figa della mia, no? E pensavo, quante cazzo di rime ha fatto in questa strofa? Nel senso, io pure sono sempre stato chiuso con le doppie rime, con le cose là. E lui è stato uno dei primi che ho trovato che le faceva triple, quadruple, comunque. Tuttora, se ci dici fai un pezzo dove fate tante rime, lui è più colto di me a livello di vocabolario anche, quindi c'ha delle parole certe volte che a me magari le conosco ma non mi verrebbero mai in mente, o ho sentito tre volte, e invece lui le... Un po' più feticista di quella cosa. Esatto. E cos'è il numero uno Jamie Tights? Sicuramente questa cosa gliela rigiro, perché ai tempi che ci siamo conosciuti il game era proprio sulla tecnica, cioè noi portavamo quella bandiera là. E quindi quello è stato il punto d'incontro. Però se dovessi dire da oggi Jamie Tights, sicuramente la semplicità. Io gli invidio la semplicità di esprimersi. Cioè chiunque può capire una canzone di Jamie Tights al primo ascolto. Ed è fondamentale nella musica. Molte volte questa cosa io non sono riuscito a farlo. Quindi la spontaneità, la sincerità e il fatto che è vero. Okay. Grazie ragazzi. Grazie a te. Boom. Grazie a te. Lo famo sto caffè o no? Dai, che cazzo, ho visto 10 volte. Bella, una bella mazza. Figata, brother, grazie, io odio le interviste, questa è stata veramente figa. Grazie. Figo, eh?